La 32esima edizione è diventata un momento tanto tanto atteso e devo dire che quest'anno il comitato organizzatore ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, perché sicuramente il 2012 è un anno molto difficile, molto complesso per le nostre imprese, per gli enti locali, e quindi sono riusciti a organizzare una manifestazione come ogni anno bellissima, piena di espositori, e questo è un segnale forte ed inequivocabile che la Brianza non si arrende mai, accetta sempre le sfide, anche quelle più difficili. Io sono sicuro che alla fine le vincerà. Noi come regione abbiamo patrocinato molto volentieri questa iniziativa, che è una bellissima iniziativa, sono sincero, è la prima volta che vi partecipo di persona, sono rimasto molto molto colpito, ho toccato con mano, qui c'è lo spirito della Brianza, tante iniziative, tanti imprenditori, tanta gente che ha voglia di ricominciare o di continuare un lavoro. Tanto ho scoperto una realtà straordinaria che ha 32 anni, 250 imprese, sono un risultato secondo me importante, ho fatto un giro. Qua c'è il sistema territoriale presente, dal commercio all'ospitalità, ho visto dei catering, ho visto dell'innovazione sulla generazione elettrica. Insomma, una bella esperienza, un bel modo di promuovere il territorio. Quindi complimenti a chi l'ha fatto, le amministrazioni che sicuramente hanno messo a disponibilità dei territori e le associazioni che ci hanno messo la passione alla ricerca dei soci. Un bel modo di promuovere artigianato e commercio sul territorio. Nonostante tutto abbiamo trovato ancora un mucchio di persone, artigiani e commercianti, che vogliono rischiare, che hanno creduto in noi, in quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto. Quindi abbiamo riempito come gli altri anni la fiera e abbiamo ospitato 9 maestri artigiani che fanno realizzazioni bellissime e che spero venga giustamente apprezzato da tutto il pubblico che interverrà a questa manifestazione. Sulla provincia non c'è dubbio, dobbiamo salvare la provincia, ma non esiste. Cioè, se c'è una provincia che funziona, che va bene, che ha lavorato bene, insomma, anche questo espone una dimostrazione, è proprio quella di Monza e Brianza. Questo è un qualcosa da tutelare. Noi come Regione Lombardia ci crediamo, chiederemo al governo di salvare la provincia di Monza e Brianza, ma non tanto perché vogliamo salvare le poltrone, ma perché salviamo il lavoro dei nostri cittadini della provincia di Monza e Brianza, che sono contenti della provincia, quindi perché scioglierla? Insomma, è una grande manifestazione d'amore e d'affetto da parte della Regione.